Cari concittadini, in questo momento così particolare desidero richiamare la vostra attenzione su alcune regole che ci sono state imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 4 marzo. Conosciamo tutti il provvedimento in merito alla sospensione delle attività scolastiche fino al 15 marzo. Provvedimento che non esclude il ricorso alla didattica a distanza. A questo proposito desidero invitare tutti quanti i ragazzi, gli alunni delle nostre scuole, di cogliere con serietà questa occasione che gli viene offerta. Ci sono altre misure che chiaramente mettono in discussione le nostre quotidiane abitudini. La sospensione delle attività pubbliche, la sospensione di iniziative e di manifestazioni che determinano un assembramento di persone. Ad esempio, alle persone anziane, in modo particolare che si trovano in condizioni di particolari patologie, desidero rivolgere l'invito, facendo mio quello che il provvedimento contiene, di restare a casa e di non uscire se non in casi di estrema, necessità. C'è poi una norma che riguarda il movimento, delle persone. Il decreto prevede esclusivamente che chi proviene negli ultimi 14 giorni, che è stato negli ultimi 14 giorni nelle regioni individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nelle zone rosse del territorio italiano, di mettersi in contatto con i servizi sanitari, a partire dal medico di famiglia e con l'ASL di riferimento. Ci sono poi una serie di indicazioni che stravolgono il nostro modo abituale di mantenere relazioni sociali, quindi sicuramente il fatto di evitare i contatti, evitare di darsi la mano, evitare di abbracciarsi. È estremamente importante che ci atteniamo a queste regole, perché sicuramente la salute è il bene più importante da proteggere. Chiunque di noi senta o avverta dei sintomi che possono essere ricondotti a questa patologia tipica del virus, così come ci è stata descritta e così come noi tutti quanti la conosciamo, non deve assolutamente recarsi in pronto soccorso, ma deve mettersi in contatto, anche in questo caso, con il medico di medicina generale, con il pediatra e con i servizi sanitari ai numeri che più volte abbiamo indicato. È un momento difficile, un momento complicato, ma come in tutti quanti gli altri momenti di difficoltà, riusciremo certamente a superarlo se innanzitutto osserveremo, ripeto, scrupolosamente queste regole e saremo uniti. Io desidero ringraziare tutti quelli che si stanno adoperando in trincea, soprattutto per alleviare le difficoltà, per combattere contro questo nemico più o meno invisibile. E desidero ringraziare anche in anticipo tutte quante le persone che si metteranno a disposizione anche per l'attivazione di servizi da dare in casi di particolare necessità, sui quali già stiamo lavorando e sui quali, soprattutto con il servizio sociale, desideriamo muoverci. Siamo tutti quanti consapevoli che riusciremo a superare come comunità di Guardiesima, come comunità di italiani in generale, anche questo momento. Io vi ringrazio per quello che ciascuno di noi farà, perché a ciascuno di noi è chiesto di fare qualcosa.